tre cani morti, due salvi dopo le cure e affidati in adozione. A Mesagna destato rabbia, la fine di Spillo, Lachi Odone, tre dei cinque meticci che vivevano da anni nel santuario della misericordia alla periferia della città. Per scoprire se si sia trattato, come si sospetta, di avvelenamento volontario, uno dei cani sarà sottoposto a esame autoptico da parte dei veterinari della ASL. Intanto il sindaco di Mesagna, Toni Mattarelli, affiancato dal comandante della Polizia Municipale, Teodoro Nigro, e dal consigliere comunale con delega al randagismo, Vincenzo Carella, ha tenuto una conferenza stampa sulla vicenda, alla presenza dei volontari dell'associazione Amici di Snoopy che si occupano dei cani di quartiere. È una vicenda tristissima quella dell'avvelenamento di questi quattro cagnolini, i nostri cani di quartiere che vivevano in maniera pacifica in una zona periferica della città. Certo, non abbiamo ancora nessun elemento per dire di cosa si sia trattato, se di un fatto doloso per cui qualcuno che ha voluto avvelenare questi cani o se un fatto accidentale, cioè attraverso comportamenti sbagliati, qualche cittadino ha avvelenato quella zona attraverso anticrittogrammici. Avremo l'esito dell'autopsia a breve e quindi a quel punto conosceremo le cause di questa tristissima vicenda.